e poi diranno che è un film furbo, banale, scontato, facile. Tutti si sentono in diritto, in dovere di parlare di cinema. Tutti parlate di cinema. Tutti parlate di cinema, tutti! No, ma noi ne possiamo parlare perché mi sembra che... No! Parlo mai di astrofisica io? Parlo mai di biologia io? Ti stai creando dei problemi che non esistono. Tu stai zitto, già do un quadrato a te! In che senso? Nel senso che ho capito i tuoi interessi! Quali interessi? Tu è meglio che stai zitto, lascia parlare me. No! Parlo mai di neuropsichiatria? Parlo mai di botanica? Parlo mai di algebra? Michele, tu stai facendo un film bellissimo. Io non parlo di cose che non conosco! Parlo mai di epigrafia greca! Parlo mai di elettronica! Parlo mai delle dighe, dei ponti, delle autostrade! Io non parlo di cardiologia! Io non parlo di radiologia! Non parlo delle cose che non conosco! Basta! Oh! Michele, non parlo di cose che non conosco! E vattene! E vattene! Michele! Cosa vuoi? Che volete? Eh? Vi porto in un bellissimo posto. Andiamo. Ehi tu, finalmente hai aperto gli occhi. Stavi cercando di attraversare il confine, vero? Sì, volevo andare anche in Elden Ring. I diritti in quelle imboscate imperiali. Entrata di album, molto Gerry Scotti, bancone di striscia. Manco fosse un Grank, dai. Dai. Ok, para. Parare era il 15. 50. Guarda quello che fai. Sei venuto a Dragonreach per discutere. Preso conto dei possedimenti dello Jarlund, come testimoniato dal Fafnir, lo scriba giurato sugli antichi Whiterun, per regni dello Jarl. Acque correnti e pascoli. Qui si trova Jorvaskar, famosa sala dei compagni, tenuta agricola di Rorik, piccola fattoria delle pianure occidentali, reali, bellame, cavalli, colline di granito, prefattoria di una locanda, appena nord da Stefano. Qui si tiene un mercato ogni settimana. Roldan, ampia zona boscosa e a pascoli, recentemente confiscata agli abitanti del Reach. Argento e ferro come tributo dei nativi. Ronudar, un antico insediamento non più grande come un tempo. Legname e pietra. Volvangund, piccolo insediamento fortificato. Bellami e carne. Volunrud, zona boscosa fortificata nei pressi della gola del gigante. Carne e avorio lavorato. Tenuta agricola di Hilgrund. Grande fattoria vicino alla base del Bamban. Cereali, idromele, miele. Finito. Delle ostilità in corso come tutti gli altri grandi guerrieri. Altri libri! Altri libri! Vabbè, questo. I Nord di Skyrim. I Nord di Skyrim. È stato breve ma intenso. Infatti una cosa che dimentico spessissimo è di far riposare il personaggio. Cioè, c'è proprio canonicamente bisogno di dormire. Ovviamente spesso e volentieri ci sono dei malus. Bene o male, 24 ore di bordo. Ah! Madonna santa, che cazzo di spavene, guarda a dormire. Mio Tain. Mio Tain, roba, ma ammazzi. Dio buono. Spavento. Ah, un jumpscare. Guardo dormire, mio Tain. Ah, il bello di Skyrim è che puoi passare da così a così. Grazie mercenario che ti sei fermato quei due secondi. L'importante è non lasciare il testimone. Fuori di montagna, cazzarola, ora però sto portando troppo qui. Vabbè, vuol dire che userò potere della voce. La prenderò con molta calma, tanto molto chill. Lo so che sto trasportando troppo peso per poter correre, cazzarola, sto andando piano per quello.
Forse c'erano delle pozioni da poter fare. Dovrò farle. E portare su qualche altro incantamento per aumentare il peso trasportabile. È molto cinematic, devo dire. Però che palle. Ne vale la pena, farla tutta piano piano. Buono, buono. Però sto andando dalla parte giusta. È solo che sbaglio strada pure. Così. E sembra un filmato promozionale. Così piano. Oh, cavallo, dammi una mano. Aspetta, forse posso chiedere di farci portare. Credo. Non lo so. Egregio signore. Serve un passaggio? No. Dove vuoi andare? Ah, mi poteva portare. No, vabbè, ci vado. Va a bene, piedi. Allora. Grazie lo stesso. La posso fare. No, dove vanno? Ma nonna. Che fatica. Che fatica. Bonsoir. Preferisci l'arco, eh? Ma io sono più un tipo da spada. La zucchina. Fammi entrare in casa. E lo so, ce l'ho qua di faccia, sono qua apposta. Ma nonna. Sentendo tutto il peso. Si è fatta letteralmente notte. Oddio. Dov'è che li mettevo tra l'altro adesso? No, qua ci sono gli ingredienti. Oh, donna santa, che spavento. Oh, vaffanculo, Lidia. Ora qua intorno. Carino. E altri. Beh, allora. Tutta un'altra cosa. Qui? Altro. Vabbè. Ah, le prime luci del mattino. Cazzo, Allora, io avevo appena finito. Ah, che carini gli spiritelli della foresta, e questi mi ammazzano di botte. Non è molto Kiss Kiss Fall in Love da parte vostra, spiritelli. Che cazzo sono? Quindi adesso dovrei cercare gli altri. Ho preso qualcosa, magari. Ok, decisamente. Questa è una delle stelle di là. Leggere. Letta emblema X formerly Twitter. Venera la voce, segui il sentiero interiore, parla solo per vera necessità. Cazzo, l'emblema Twitter davvero. La gag. Cazzo è? È tremato. A Scary mancherebbe un rampino. Che c'è? No, quando c'è. Attacca qua. Albero? Ma è antigravità. Tutto questo l'albero di Newton oggi non avrebbero scoperto la gravità. Non esisterebbe. Ah no, aspetta. Aspetta. Ma no, ma c'è un pezzo di radice. Non è che. Manca un pezzo di texture e modello qua su. E sembra che. No, vabbè, ma io stavo già sbagliando. Dicevo, wow, se fosse. Davvero, oggi non avrebbero scoperto la gravità e oggi non saremmo confinati su questa palla con la gravità che ci trattiene. Dando un dojo, stay stone ocean. Beh, la pietra c'è. Io non ho, però. Spero già parlare. Sono rimasto male, speravo. Un orso! Un orso! È un orso? Ma una tigre. Vabbè, sono più contento di trovare questo. Che non magari. Un uomo! E Bruno, hai una quest per me? No, Bruno! Non funziona. Perché non provi? Devi solo mettere le mani sull'altare. Tu, mortale, meriti di ascoltare le mie parole.
È piccolo. Hai recuperato i pezzi del mio rasoio. Lui e la sua famiglia non servono più ad alcuno scopo. Oddio, sono un po' combattuto, signor Pelato. Ha fatto il suo. Certo, io sono andato nei peggio posti prendendomi la peggio merda mentre quello stava col culo al caldo. Ti ammazzo, uccidilo. Pezzo di merda. Rivendica il posto di mio campione che ti spetta di diritto. O ti distruggerò. Non avresti mai dovuto venire qui. Merda. Manco una mano e ti mangio pure il formaggio. Yeah. Sono soddisfatto, mortale. Ti darò il mio rasoio. Usalo per distruggere Tamriel. Non te ne fai niente, sei pelato, la barba. Però come risparmiami voglio... il tuo miserabile orgoglio. Non sei altro che uno strumento della mia ambizione, mortale. Cagati addosso. Non scordarlo mai. Non è vero. Poni un'ultima volta le tue mani sul mio altare. E sperimenterai personalmente il potere di Merus. Potere di atteggiamento di cosa? Che sei una divinità e ti hanno abbandonato pure i capelli. Però gliene do atto, è un bel fermacarte anche col logo di Oblivion, molto carino. È un porticciuello. Pronti per la pesca? No, non ho voglia di pesca. Nemesi. Non mi ha visto. Preparati. Addio, granchio. Questa scampagnata mortal è stata mortale. Le campanule. Ma è tipo un altro granchio. È tipo Bronte che hanno i tacchi caratteristici. Quale? Arcieria 35. Che hanno il prodotto tipico. Dai, cioè, oddio. Ma che cazzo è sta roba? Dove salta fuori? Ma non c'erano prima. Aiuto. Va bene. Vabbè, stavo dicendo. Le stacche di Bronte. Anche quelli possono essere mortali in realtà. A frio. A frecce. Se uno ha un'allergia. Metti caso che si mangia un pistacchio. Diventa una campanula mortale anche quella. Più mortale che campanula. Il blu. Bueno. Non so di preciso il pistacchio, non vorrei sbagliarmi, ma in teoria è un frutto. In teoria è un frutto il pistacchio, anche se entra tra le noci e robe del genere. Oh, campanule mortali di Mortal, mi sto facendo portare dei quesiti esistenziali sulla pistacchieria. E non saprei. E appunto, secondo me, tutto può essere mortale. Ma è pieno di granchi. Pieno di granchi. È arrivata la tua ora, granchia. Ok. Guarda. Jorgen e io lavoriamo duramente senza sosta. Entrambi ci... Che bel grigio azzurro che c'è a Mortal. Che bello. Ma quante? No, ma secondo me è perché le si chiamano così, campanule mortali. Sono veramente troppe. È tipo il pomodoro che è un frutto e non una verdura. Ah! Non ti avvicinare! No! Madonna, sta incubo! What a... Che giro di ragno! Ok. Un po' di pace. C'è una... Due lune. Fine. È un cagnina. Ciao. Aia.
Aia, aia, no, giù, 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 buona, vero, vero. Ah, elemento di dis... Fai incursione. Cosa che in realtà un po' mi ha riportato in mente, non so neanche perché, il fatto che adesso riportando i pistacchi, frutto, non un frutto, noce, qualcosa del genere giù di lì, ma secondo me è tipo l'anacardo. L'anacardo che è un frutto e c'è coso sotto che rimane ed è l'anacardo in sé. Vabbè, sta di fatto che mi ha ricordato, raccogliendo tutte queste cose, che l'ananas in teoria è una bacca, è effettivamente un frutto, dovrebbe essere catalogato come bacca. Lascia perplesso. Sto andando a Windelma a unirmi ai Manto della Tempesta. Ulfric ha ragione. Bravo. Viva la Resistance. Verso il filo. Ah, l'ananas. L'ananas è una bacca. Cose che, non so, mi piace pensarci. Altre rimango un po' così. Saprei. Mi frana gente addosso. Io ero qui che mi facevo i fatti miei, tranquillo, pensando agli ananas, ai pistacchi, agli anacardi. E questi devono essere così cortesi da interrompere il mio flusso di pensieri. Vedi cosa succede a essere così scortesi? La maleducazione uccide. Uccide, vi dico. Uccide. Ecco, impara a essere più educato. Ecco. Ma in nome dell'amicizia vi perdono. E il perdono è la virtù dei forti. Dai, tirati su. Tirati su. Tirati su, siediti. Siediti bene, siediti composto. Vabbè, sei un bandito fuori legge, lo posso rispettare. Posso rispettare questa postura da ribelle, da Breakfast Club. Però vabbè. Va bene così. Corso, aiuto! Questo perché ho già incontrato due uomini. Ubu, dov'è? Allora, io volevo farmi i fatti miei. Allora, una persona non può stare qui a pensare ai frutti, la verdura, le bacche, tutte le sue cose, i cazzi suoi, che deve essere preso dalle entità cortesi. E a me fa alterare. Non mi piace la maleducazione. Fiori, fiorellini, una cupola. E avviamoci. Che ci fa qui un succhialatte come te? Porco Balzarotti. Casa da tua madre. Che modi sono? Perché? Altrimenti che fai? Ti metti a piangere? Beh, non mi piace come ti rivolgi agli sconosciuti, non è per niente cortese ed è soprattutto è contro il discorso che ho appena finito di fare. Posso tollerare un comportamento cattivo? Sei un mega villano. Ma ti permetti? Non devi insegnarti a essere gentile col prossimo. Bisogna essere gentili, tranquilli, sereni, avere un po' di tranquillità per perpetrare la gentilezza e l'affetto, tranquilli e felici. Oh, voleva qualcuno che ti inculcasse l'affetto. Ferro, oro, pozione. Corazza d'ebano. Guanti d'ebano. I vari orcheschi. Vabbè, le spade queste fa schifo. Va bene, è bene. Beh, però non stare qui così. Tirati un po' su. Da qualche parte, vediti qua intorno. Un po' di digi. Ecco qua. Così. A buon rendere. Oh, aspetta, i fiori blu. Arrivederci.
sta sul cazzo la maleducazione. Come si fa? Bisogna essere gentili col prossimo. Oh, cosa fai? La zucchina. E come la faccio con live adesso? Come la faccio con live adesso? Eh? Come la faccio? Come la faccio? Come la faccio? Come la faccio? La facciamo così? La facciamo così? Fateci. Questa zucchina. Nasina.